Ben ritrovati amici di tuandroid.net, finalmente è arrivato, mi riferisco a Xiaomi Mi Note, il nuovo phablet top di gamma del colosso cinese che finalmente abbiamo tra le mani per testare a fondo. Andiamo dunque subito a spacchettarlo per vedere il contenuto della confezione. Troviamo ovviamente in primo piano il Mi Note in persona e andiamo prima di tutto a vedere un po' gli accessori. È presente ovviamente il cavetto USB micro USB per ricarica e trasferimento dati. Questa è la presa da muro che è in versione cinese, ma sicuramente vi verrà inviata se la comprate con l'adattatore italiano o comunque li trovate a pochi soldi. Mettiamo da parte questo e andiamo a vedere l'ultima parte della confezione, che è la manualettistica, che ci interessa poco essendo in cinese e dunque ve la risparmio, ma ciò che ci interessa è la spilletta per aprire il vano delle SIM. Dico delle SIM perché questo terminale, nonostante presenti uno Snapdragon 801, quindi la CPU che ha dato vita a tutti gli smartphone top di gamma del 2014, presenta il supporto per il dual SIM. Andiamo dunque subito ad aprire il carrellino delle SIM e, come potete vedere, si possono inserire una SIM micro e una SIM nano. E il bello di tutto ciò è che entrambe le SIM potranno avere il supporto per la rete 4G, quindi è un dual SIM dual 4G LTE. Andiamo a vedere un attimo la panoramica hardware dello smartphone mentre gli togliamo queste pellicole fastidiose e vediamo delle dimensioni abbastanza notevoli e importanti. Stiamo parlando di 155,1 mm di altezza per 77,6 mm di larghezza, ma con uno spessore molto sottile di soli 6,9 mm. Uno spessore quindi abbastanza inferiore rispetto alla concorrenza più diretta delle serie Note, e il che si traduce tra l'altro in un peso abbastanza contenuto di 141 grammi, non eccessivo per un terminale dalla superficie così estesa, e risulta tra l'altro ben distribuito e molto piacevole da tenere in mano con una buona ergonomia a primo acchito. Andiamo a vedere più nel dettaglio le varie sfumature della parte hardware e spostandoci subito sul bordo dello smartphone, vediamo se riusciamo a mettere a fuoco un po' meglio. Ecco qui, troviamo sulla parte inferiore la griglia per l'altoparlante, e probabilmente deve esserci anche nella griglia il microfono principale di chiamata, la porta micro USB per inserire il cavetto. Sulla parte sinistra invece vediamo il carrellino della SIM che vi ho mostrato prima. Tra l'altro notate che l'intero bordo del terminale è in metallo, quindi veramente molto raffinata la scelta dei materiali. Sulla parte superiore vediamo il jack da 3,5 per le cuffiette e il microfono, che presumo sia quello secondario per la registrazione video. Sulla parte destra troviamo ovviamente i pulsanti di accensione e il bilanciere del volume, mentre spostandoci sul retro vediamo la cosa più interessante. Il retro è infatti fatto con un vetro Gorilla Glass 3, così come il fronte, ma ha di veramente interessante la curvatura da entrambi i lati. Infatti questo vetro Gorilla Glass andrà ad essere rastremato, andrà a creare una bombatura da entrambi i lati, destro e sinistro, che rendono veramente la presa molto piacevole, forse leggermente scivolosa, ma grazie al bordo metallico l'effetto viene un po' compensato, quindi la presa è veramente veramente ottima. Guardando un attimo il resto del retro, vediamo la fotocamera da 13 megapixel con doppio flash LED a doppia tonalità di colore, fotocamera che tra l'altro registra video fino a 4K e presenta lo stabilizzatore ottico dell'immagine.
Qui sul retro vediamo poi il logo dell'azienda con le varie scritte di brand in cinese, mentre spostandoci sul fronte troviamo l'altro pannello Gorilla Glass, questa volta non curvato ma normale, piatto come al solito, e vediamo sull'angolo in alto a sinistra il logo Mi nuovamente, la capsula auricolare con il sensore di prossimità, luminosità ambientale, eccetera, eccetera, e la fotocamera anteriore da 5 megapixel. Il pannello del display è un 5,7 pollici alla risoluzione Full HD, quindi 1980x1920x1080, scusate, e dalla risoluzione in PPI di 386. Sulla parte inferiore notiamo invece i tre pulsanti soft touch indietro, home e menu barra recenti, cioè task manager. Ok, dunque finita la panoramica hardware, andiamo a fare l'accensione, così vedete i tempi di boot, e intanto finiamo la panoramica di ciò che troviamo all'interno al cuore di questo smartphone. La CPU è una Snapdragon 801 nella versione AC, quindi quella da 2,5 GHz di frequenza e quindi quella più prestante, accompagnata da 3 GB di RAM DDR3 e da un taglio di memoria da 16 o 64 GB. Ci sono delle chicche interessanti, come ad esempio il chip dedicato per la musica che consente quindi un sistema hi-fi che dovrebbe garantire una riproduzione musicale migliore rispetto alla concorrenza, e ancora la connettività è completa, quindi troviamo Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 dual band, GLONASS, GPS e tutte le cose varie che ovviamente andremo a discutere meglio nella recensione completa tra qualche giorno. Andiamo dunque ora a dare un'occhiata più nel dettaglio al software, che è la MIUI V6. MIUI V6 che non si basa ancora su Android Lollipop, ma come potete vedere è ancora basata su Android 4.4.4 KitKat, quindi non l'ultima versione di Android, ma MIUI, insomma, è nota alla community di sviluppatori e di amanti del modding per essere una ROM molto stabile, molto pulita e molto bella esteticamente. Prima di concludere andiamo a fare un confronto veloce di dimensioni con degli altri smartphone. Ho qui ad esempio Oppo R5, che non è più lo smartphone più sottile del mondo, ma comunque ci si avvicina con i suoi 4,85 mm di spessore. Potete vedere dunque che sì, Xiaomi Mi Note è più spesso, ma dato il fatto che la fotocamera del Mi Note non è per niente sporgente, ma è completamente integrata nella scocca, potete immaginarvi dunque che la differenza di spessore non è poi così notevole, così sostanziale, e quindi questo Mi Note si conferma veramente uno smartphone dalle dimensioni molto buone. E a confermarlo abbiamo qui anche OnePlus One, che è uno smartphone da 5,5 pollici, quindi una diagonale inferiore a quella del Mi Note da 5,7, ma che, come potete ve probabilmente vedere, in quanto a dimensioni, praticamente siamo lì lì. Il Mi Note è leggermente più alto, però OnePlus è praticamente largo uguale e più spesso, oltre ad essere anche più pesante. Quindi Xiaomi Mi Note, che come prime impressioni ci ha totalmente convinto, un design accattivante, un'ergonomia veramente molto buona, il retro con il vetro ricurvato è veramente bellissimo al tatto, e un peso convincente, non esagerato, ma molto ben distribuito e ottimo per queste dimensioni. Andremo a testarlo meglio nei prossimi giorni, fateci sapere nei commenti a questo video o nell'articolo relativo nel forum linkato in descrizione del video le vostre domande e le vostre curiosità riguardo a questo terminale, che ovviamente andremo a rispondere completamente nella nostra recensione completa che uscirà la prossima settimana e comunque tra un po' di giorni. Per questo video direi che dunque è tutto.
e ci rivediamo alla recensione completa tra qualche giorno. Un saluto da Alberto per tuttoandroid.net.